Al Comune dell'Adriatica e nell'ambito del centrodestra del Comune dell'Adriatica è legata all'ingresso ufficiale in Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale del consigliere Romolo Di Ludovico. Che cosa significa questo intanto a livello politico? Io ho accolto l'invito che è stato fatto da Roberta Giandonato, è una scelta politica chiara di fare della destra di Alba una forza solida per crescere. Quindi adesso ci aspetteranno le elezioni politiche innanzitutto e poi successivamente le amministrative. Però al momento il mio impegno per la candidatura di Giandonato Morra al Parlamento, adesso non so se alla Camera probabilmente. Quindi il mio sostegno sarà per Giandonato, ecco. Roberto D'Addetzio, questo significa però che la maggioranza al Comune dell'Adriatica e dell'amministrazione guidata da Toia Piccione perde un altro pezzo. Sì, perde un altro pezzo, ma poi era anche inevitabile che Romolo prendesse questa strada, perché nel momento in cui uno esce con chiarezza nelle proprie idee, deve prendere anche una strada chiara. Adesso Alba rimarrà con un consigliere in meno, ma non crea disagi sicuramente a questa maggioranza, anche perché siamo a un passo dalle elezioni anche comunali. Pensiamo adesso però a lavorare perché Giandonato venga eletto. Giandonato Morra, con lei dopo l'ingresso, o meglio dopo il ritorno di Domenico Nucellese dei giorni scorsi, oggi un altro pezzo importante, un consigliere comunale che ufficialmente entra in Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Sì, noi stiamo rimettendo insieme come partito di Fratelli d'Italia la destra italiana e in particolare noi operiamo in Abruzzo, in provincia di Teramo, quindi anche i nostri, insomma, le persone vicine a noi. Però lo devo dire, io oggi sono particolarmente contento perché sono molto amico di Romolo personale, quindi la sua scelta di entrare nel partito mi rende particolarmente contento. È chiaro che adesso abbiamo un gruppo di due consiglieri dei Fratelli d'Italia qui ad Alba Adriatica, che per noi è una città molto importante nel centrodestra della provincia di Teramo, e lavoreremo insieme sia per le future politiche, che insomma, il 4 marzo si vota, e poi per creare quella nuova ipotesi amministrativa per cercare anche di mettere insieme il centrodestra. È sicuramente un dato positivo, oggi sono veramente contento perché, ripeto, è sempre bello quando la famiglia cresce, ma quando lo fa un ingresso di un amico, una persona con cui sono sempre andato d'accordo, c'è anche un dato affettivo che è anche importante.